ebrai. Noi abbiamo visto nella mezz'ora precedente una soluzione delle equazioni di Dirichlet ottenute con un metodo numerico. Quindi con un software che eseguiva, non aveva a parte le approssimazioni insite nella scrittura delle equazioni di Richards, e non aveva nessuna limitazione. In alcuni casi potrebbe essere conveniente usare però delle soluzioni semplificate delle equazioni di Richards. Nel passato, quando non esistevano gli stessi strumenti che noi abbiamo, e forse anche nemmeno le stesse conoscenze che noi abbiamo sulla natura della diffusione dell'acqua nei suoli, si usavano delle soluzioni semplificate. Per esempio, un metodo dovuto a Orton si chiama, un altro metodo chiamato Greenamp, che addirittura viene prima della formulazione delle equazioni di Richards, e che tuttavia questi metodi semplificati trovano ancora molto spazio nell'idrologia contemporanea, ma io non intendo in questo caso presentarveli, perché comunque ritengo che se dobbiamo rappresentare un quadro semplificato, questo comunque deve passare in prima approssimazione attraverso una semplificazione delle equazioni di Richards. Come possiamo semplificare le equazioni di Richards? Beh, già nella simulazione che vi ho fatto vedere in precedenza vi avevo mostrato dei grafici simili a questo, in cui c'era una condizione iniziale idrostatica e poi una certa variazione attorno a questa condizione idrostatica, che è rappresentata in questo caso da psi con S. Psi con 0 è la condizione idrostatica e psi con S è la condizione variabile nel tempo. La parte idrostatica si può rappresentare molto facilmente, cioè come Z meno D con H, dove D con H è questa quantità qua, dove qui c'è anche un coseno quadrato di teta Z, che sarebbe eventualmente la pendenza del concio su cui vi trovate, cioè se la colonna di suolo sulla quale vi trovate, invece di essere verticale, è inclinata di un angolo teta con Z, questo è Z, visto che nessuno ha fatto il liceo classico, ma allora diciamo che questa curva è rappresentata da quel primo termine. Poi il secondo termine è un psi con S che si va ad aggiungere alla condizione iniziale. E quindi una prima semplificazione della nostra equazione di Richards sarebbe quello, almeno nella parte unidimensionale, di separarla in queste componenti, di dire che la soluzione è fatta di due parti, una idrostatica e una transiente. La semplificazione più forte che si può fare sull'equazione di Richards è dire che la conducibilità idraulica è una costante. E per esempio si può dire che è costante che si possono trascurare la sua dipendenza da teta. Non necessariamente una costante pari alla conducibilità idraulica a saturazione, ma una certa conducibilità idraulica che tiene conto mediamente del grado di saturazione e della conducibilità idraulica a saturazione. In questo caso l'equazione di Richards si semplifica come vedete scritto lì.
cioè CDC è sempre la capacità idraulica, e de psi su de teta è il solito termine di variazione temporale della pressione all'interno del nostro volumetro di suolo. K di, in questo caso ho messo K di Z0 per indicare che questo sia sì una costante, ma è anche quella che misuriamo alla superficie. E poi per la derivata seconda di psi su dz quadro. Questo tipo di equazioni voi lo avete già visto altre volte, per esempio nel caso della diffusione del calore, perché questa è esattamente la stessa equazione. È un'equazione di diffusione lineare, si chiama lineare per ragioni che poi vedremo anche dopo. In genere, quando l'equazione è scritta in questo modo, il C di psi si prende, lo si porta al secondo membro e si va a dividere il KZ0 che è assunto costante per il C di psi. Eventualmente compare o scompare il termine del coseno al quadrato di teta di z, e si va a costruire un coefficiente di con 0 che è la dimensione di metri quadri al secondo ed è un coefficiente di diffusione e si chiama diffusività idraulica. Questa è la capacità idraulica dei suoli, questa è la pressione dell'acqua, questa è la capacità idraulica verticale di riferimento, eccetera, eccetera. L'equazione fatta così non è più un'equazione non lineare difficile da risolvere, è un'equazione lineare facile da risolvere, di cui si conoscono delle soluzioni analitiche per ampie classi di condizioni al contorno e di condizioni iniziali. Peraltro, un tipo di equazione di questo tipo, non entro nei dettagli, ma semplicemente ve lo enuncio, ha un'altra proprietà molto grande, molto importante. Si può pensare di risolvere questa equazione con una condizione al contorno particolare, che è l'impulso istantaneo, cioè io assumo di avere una precipitazione istantanea, di massa però unitaria, che sembra un controsenso, ma se volete una precipitazione di massa unitaria concentrata in un intervallo molto breve nel tempo. Trovo la soluzione rispetto a questa situazione e poi quello che succede è che posso ottenere tutte le soluzioni con delle forzanti, in particolare delle precipitazioni variabili, attraverso un'operazione che si chiama convoluzione di questa soluzione, della soluzione istantanea. Allora, in questo caso significa che la mia psi di t e di z, la mia pressione di t e di z, si può esprimere nella forma di un integrale di questo tipo qua, in cui psi di 0 di z è la condizione iniziale, nel nostro caso per esempio idrostatica, no? O pari, avevamo scritto primo, a z meno b per il coseno quadrato di teta di z, più una parte che è, se vogliamo, la soluzione impulsiva. In particolare la soluzione impulsiva dipende da due elementi. Uno, questo cuore dell'integrale, questo kernel dell'integrale, che è proprio la soluzione per della soluzione impulsiva, e questo J di T che è la precipitazione variabile. Qua ho messo degli effetti che sono sempre malefici. La variazione di precipitazione sulla superficie si trasforma immediatamente in una variazione di pressione sulla superficie, perché si viene, potete immaginare che si formi uno straterello di acqua, e questo ha una pressione che ha un carico sulla superficie, quindi ogni carico di acqua, ogni quantità di acqua ha una sua immediata traduzione in termini di pressione.
Detto con le immagini, come magari voi siete abituati, significa che la soluzione può assegnarsi come la distribuzione iniziale della pressione che vedete rappresentata nel primo grafichetto in basso a sinistra, poi più l'integrale di una cosa che è l'impulso di precipitazione, che è per esempio fatto così. Questi sono tre impulsi di precipitazione di durata, se volete, differente, variabili nel tempo, moltiplicati per la funzione di risposta, che generalmente è una funzione di questo tipo, che siamo in grado di calcolare, e dopo io vi dico come è fatta, e questa ottiene la psi di z di t totale. Questa è ottenuta, è chiamata psi star e t star, perché sono queste psi star e t star sono tempi e variabili adimensionalizzate, almeno nell'origine di questa figura. Quindi, ricapitolando, se l'equazione la posso ridurre a questa, posso risolvere il mio problema in un caso molto semplificato, cioè per un impulso, e poi ottenere tutte le altre soluzioni come una convoluzione, questa operazione che vedete sotto l'integrale, della soluzione impulsiva per l'impulso di precipitazione più la condizione iniziale. Allora, psi con zero, vi ho già detto che è questo z meno dw coseno al quadrato di teta con s, ma noi possiamo pensare, per semplificare le cose, che questo coseno al quadrato sia 1. Cioè, il nostro concio non è inclinato, qua facevamo un caso particolare perché eravamo interessati ad un versante inclinato, quindi avevamo tutti questi elementi inclinati. La psi con s invece è questa soluzione che vedete descritta qui. Se io ho una precipitazione costante che dura fra 0 e t con b, allora la mia soluzione è r di p diviso k di z. Questo r di p per il momento non l'ho identificato ancora. K di z invece è la conducibilità idraulica assunta costante in questo episodio per una certa funzione che è il rapporto fra t, che è il tempo, e una certa quantità t con d che vado a definire dopo insieme ad r con p. Anche la funzione r la vado a definire dopo per non complicare, ma qui poi vedete per t maggiore di t con p invece la soluzione cambia, ho lo stesso termine al quale sottraggo in pratica questa soluzione, però traslata di una quantità t con p. Allora, il tempo, la quantità t con d è un rapporto fra d con 0 e metri quadri al secondo. Abbiamo detto, se voi andate, k diviso la capacità idraulica, la conducibilità idraulica è metri al secondo. La capacità idraulica è 1 su metri, quindi questa è metri quadri, dico 0 è metri quadri al secondo. Metri quadri diviso metri quadri al secondo, esattamente in secondi, è un tempo. La forma della funzione R ha questa indipendenza dall'equazione che avevamo scritto prima, a questa forma è una radice che contiene il tempo, questo tempo scala t con d e la meno t con d diviso d meno rc, che è la complementare della error function,
che vediamo se l'ho scritto anche sotto. Comunque, che cos'è la error function? Adesso questa ve la scrivo sulla lavagna. Voi conoscete la curva gaussiana. La curva gaussiana è g di t di mu e sigma, che è uguale ad 1 diviso radice di 2 pi greco sigma per e alla meno t meno mu al quadrato diviso 2 sigma al quadrato. Definisco come error function f uguale l'integrale f di t, integrale da meno infinito a t della g di t primo mu e sigma in dt primo. Questo integrale fa parte di uno di quegli integrali che non sappiamo calcolare, ma siccome concorre, questa è una definizione, e questo integrale appare talmente tante volte che noi possiamo pensare di conoscere quella funzione lì e di esprimere per esempio soluzioni di equazioni come questa in funzione di quell'integrale. Da lì non c'è esattamente questa funzione, ma c'è la RC che è 1 meno la RF. Un po' complicato dal punto di vista del calcolo, però questo vi dice che nel caso noi semplifichiamo la nostra equazione di Richards con assumendo una conducibilità idraulica costante, l'equazione si tramuta sempre in un'equazione alle derivate parziali che ha una delle caratteristiche è un'equazione lineare, si può risolvere per un sistema impulsivo e ottenere la soluzione generale in funzione di una convoluzione dei dati particolari. Non solo, ma la soluzione particolare è nota ed è questa che vedete scritta qua. Questa soluzione nota si conosce da un sacco di tempo, almeno da 100 anni, forse di più. E questo fa sì, per esempio, che la nostra R è come fatta? La nostra R è fatta in questo modo qua, rappresentata rispetto ad un tempo normalizzato, dipende dai valori di T con D. Si possono avere anche delle soluzioni un po' piccole come questa. E va bene. E per esempio si trova nel libro di Karlsvad e Jager del 1959, perché è la soluzione dell'equazione lineare della diffusione del calore. Quindi per esempio vi capiterà magari di trovarlo a fisica tecnica, per dire. Dopodiché in generale sono tantissimi modi per risolvere questa cosa. La soluzione che viene generata da questa utilizzando questa soluzione semplificata è questa che vedete qui rappresentata, cioè questa è la condizione iniziale, queste sono le condizioni che man mano si vanno a delineare, non sono esattamente quelle che vi ho mostrato prima. Le curve che sorgono il problema reale non sono così lisce verso il basso, e soprattutto questa rappresenta comunque una soluzione che devo mantenere in un suolo omogeneo. Certo, potrei anche complicare la soluzione analitica su un suolo non omogeneo prendendo due volte la soluzione, due soluzioni diverse di questo tipo con parametri diversi. Per esempio nel suolo stratificato che avevamo visto prima, sabbia argilla, potremmo fare una scelta di quel tipo. Però almeno qualitativamente ci assomiglia a quello che vedevamo prima. In alcuni
casi si può usare queste soluzioni che sono già note al posto di un metodo numerico. Qual è il vantaggio? Che queste soluzioni sono molto più veloci del metodo numerico, anche se il metodo numerico che usiamo noi, che userete voi, è estremamente veloce, perché le curve che io ho disegnato prima, tra l'altro, non sono calcolate su pochi punti, ma sono calcolate su circa un migliaio di punti, quelle curve che vi mostravo nella volta precedente. Quindi sì, io ho risolto su una griglia con 1000 punti con un intervallo temporale di pochi secondi per la durata di giorni interi. Quindi, da un certo punto di vista, una soluzione semplificata di questo tipo non ha meno utilità di quanto ne avesse, non so, anche solo 10 anni fa. Comunque è interessante sapere che c'è, e in quello che io penso sia anche più utile usare una soluzione di questo tipo piuttosto che usare le soluzioni note in letteratura come metodo di Greenup e soluzione di Orton, che è formula di Orton, che comunque qualcun altro vi insegnerà. Il risultato dell'applicazione di questo, questa cosa è che, per esempio, avendo un impulso di pioggia di questo tipo, la soluzione varia in questo modo. Questo era un programmino fatto in linguaggio R, si può rifare in Python. Non ci abbiamo mai pensato di rifarlo, poi una volta che abbiamo avuto in mano il soluttore numerico. Però questo, per esempio, sono le soluzioni che si potrebbero ottenere. Questo nel campo delle pressioni, e questo poi utilizzando la trasformazione dovuta alle curve di ritenzione idrica nel campo del contenuto d'acqua. Domande?